Appena tornata dopo aver fatto la spesa, vi faccio vedere cosa ho preso per il mio svuota la spesa settimanale. La busta è di Ozzo Store perché me la sono portata dietro perché non voglio pagarle. Latte Zimil, che non può mai mancare ogni volta che faccio la spesa. Questo qui è quello senza lattosio, alta digeribilità, se no mi sento male. Gocciole, queste qui della Conad, devo dire che sono veramente buone. Vabbè, non sono gocciole, sono frullini con gocce di cioccolato. Molto buoni questi qui di Conad. Lorenzo che li mando dice che sono validissimi. Ultimamente ho avuto tantissime persone tutte insieme, tipo magari il pomeriggio a casa oppure a pranzo, e fare il caffè con le capsule per tutti diventa troppo costoso, per cui quando è così io compro questi per la moka semplicemente. Quindi ho ripreso Bialetti, che mi piace molto, questo qui perfetto moka classico, intensità 7, molto buono, quindi per quando ho ospiti moka. Proprio perché ho qualcuno a cena ho preso l'Icnusa, è tra le mie birre preferite, questa qui è l'Ambra Limpida, era anche in offerta quindi presa. Poi ho preso questa qui che è la salsa agrodolce piccante, buonissima. Le immancabili gocce di cioccolato, questo qui iperfondente, anzi extra fondente di Perugina, le utilizzo per cucinare. Dei fish burger di merluzzo, questi qui li prendo per la prima volta, non so come sono, spero buoni perché mi ispirano molto. Sono fatti al vapore e sono filetto di merluzzo al naturale. Vedremo, vi dirò. Queste pezzettine qua di ace igienizzanti con alcol, profumo, limone, comodissime, le utilizzo perché sono senza risciacquo, quindi a volte per pulire velocemente una cosa, ottime. Questo perché volevo provare una cosa diversa, era in un altro supermercato, ovvero il barattolone Fage, insomma come si pronunci, Fage, Faie, boh, vabbè, Faie Total forse, questo qua zero, enorme, vedremo com'è. Questa nel freezer ci deve sempre sta, ovvero patate, queste qua fritte. E infine delle sottilette light che mi erano finite. E per oggi questo era tutto. Ciao!